ricordate quando eravate piccoli l'emozione di fare il presepe? La capanna, le statuine ben composte, quell'atmosfera particolare quando si creava tutti assieme qualcosa di unico, quell'atmosfera familiare che sarebbe poi rimasta impressa nelle nostre menti e nei nostri cuori per sempre. A Romano d'Azzelino ogni anno si rivive questa magia, dove le sapienti mani dei contradaioli costruiscono qualcosa di meraviglioso lungo le vie e le contrade del paese, sotto i portici delle antiche case, perché i momenti belli di un tempo rimangono vivi ancora una volta dentro di noi. In perfetto clima natalizio partiamo per la passeggiata tra i presepi, naturalmente con il sindaco Simone Bontorin. Ciao Simone. Ciao, buongiorno a tutti, è una giornata bellissima e siamo riusciti a coinvolgere molte persone qui in questa passeggiata che si snoderà tra le contrade del nostro comune e che vede proprio il presepe come l'elemento fondamentale di coesione della comunità. Si parte dalla Fornace Panizzon, dove c'è una grande mostra di presepi. Abbiamo raccolto qui per la quarta annualità circa 50 presepi composti da presepi artistici, presepi creati dai bambini delle nostre scuole, ma soprattutto una raccolta anche di sentimento e di passione delle persone che li hanno costruiti. Tra cultura e natura poteva mancare lo sport in questa manifestazione? Assolutamente no, si parte sì in camminata, ma come? Si parte in camminata per due percorsi, uno di 5 e uno di 10, dove abbiamo invitato la comunità a partecipare oggi, che ha risposto in maniera numerosa, tra l'altro oggi accompagnati dall'associazione Nordic Walking Montegrappa, che ci guida in questo meraviglioso percorso. Andiamo subito tutti insieme allora. Certo. Ed eccomi con Roberto Poppi Frison, esperto di tradizioni locali. Ciao Roberto. Ciao Ida. Parleremo di presepi, della loro storia, della loro antica storia, di questa tradizione. Eccola qua la statuina. Grazie, meravigliosa. I pastori. Siamo noi nella simbologia del presepe. Il presepe che è un concentrato di simboli, sai. Infatti, Gesù ormai non serve spendere parole sull'arrivo di Gesù bambino, Dio che si fa uomo. Il mantello della Madonna celeste, il celeste è ritenuto un colore di fede e celeste è anche il colore del mare. Il blu infatti viene declinato tra i colori celesti nell'antichità. Partiamo dal presepe di Contrà Carlessi Pragalera e andiamo a fare un giro a Romano, ma quanti sono i presepi qui a Romano? Tanti quante sono le contrade del paese. Che è un vero mistero, vorreste sapere voi quante sono e quanti sono i presepi? Andiamo a vederli insieme. Dai che te porto, dai che adesso andiamo su posti, vedrai una meraviglia. Luciano, da chi sono allestiti questi presepi? I presepi sono allestiti dai paesani, nei giardini, nelle case, nei sottoscala. Qui per esempio siamo a Cacornaro ed è una delle contrade del Palio di Romano. Questo per esempio è allestito con delle sagome di legno dipinte a mano, ma ce ne sono varie come le vecchie statue tradizionali con tutti i vari tipi di materiale. Qui le sapienti mani dei contradaioli hanno costruito davvero qualcosa di straordinario e di unico. Sì, qui con Tramolinetto abbiamo realizzato questo presepe anche perché eravamo fermi da un paio d'anni e è stato un motivo di trovarci insieme, di collaborare. Abbiamo abbozzato i personaggi senza dare una definizione ben precisa, ma proprio perché chiunque possa di trovarsi in questi personaggi, in questi atteggiamenti e che sia un momento di riflessione e casomai poter suscitare un'emozione che porti a una riflessione anche sui valori importanti, essenziali di ciascuno di noi.
Passeggiando siamo arrivati a Contrattorre, dove troviamo un presepe costruito dentro a una vetrina del paese, vero Giovanna? Sì, l'abbiamo costruito qui perché ci è stata data la possibilità e abbiamo potuto esporre il nostro presepio, che come vedete rappresenta una casa contadina. È stato costruito da Giovanni Baron, che è un caro signore contradaiolo, un mio contradaiolo, che ne ha costruiti molti altri. Noi abbiamo scelto questo perché rappresenta la civiltà contadina, quindi anche l'epoca che durante gli angoli rustici noi rappresentiamo. Qui ci troviamo in una delle contrade più caratteristiche di Romano Tezzelino. Qui ci troviamo in Contrazaghi e andiamo a conoscere Gioia, che è il presidente della Proloco. Ciao Gioia! Benvenuta, qui ci troviamo nella Contrazaghi e come vedi Romano Tezzelino è formata anche da questi piccoli borghi molto caratteristici. Il ruolo della Proloco è proprio questo, valorizzare il territorio, e quale occasione migliore se non portarvi tra questi vicoli a farvi vedere tutti i nostri presepi. Sì, mi hanno detto che poi qui in Contrazaghi non c'è un presepe solo, ce ne sono due, piccoli ma molto belli e molto caratteristici. Andiamo a vederli. Certo. Ecco qui, da questo è il primo, dal più piccolino, e qui c'è il signor Valentino che ti spiegherà le particolarità di questo presepe. Io vi lascio e vi auguro una buona passeggiata. Grazie anche a te. Ciao, 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 Gioia. Ciao. Signor Valentino, buongiorno. Buongiorno, benvenuti. Grazie. Il presepe ha una lunga tradizione, grande tradizione, specialmente quando è fatto anche in un certo contesto. Nel suo caso le statuine sono in gesso e in ceramica. Il presepio è molto semplice, però ha la particolarità di essere fatto all'antica, cioè statuette, pecorelle, tutto fatto in vetro e in ceramica, e fatte da noi, colorate, dipinte a mano dalle nostre contradaiole. Ecco, questo è una chicca. Quest'anno l'abbiamo fatto così, il prossimo anno cercheremo di fare la via proprio dalla fontana, faremo la via che così ci dà anche il senso della nostra borgata. E qui passeggiando troviamo il secondo presepio di questa contra, un presepio che ha ben 22 anni. 22 anni, questo ha un motivo, questo presepe, a parte la forma che ha e tutto, l'ha fatto il nostro ceramista alla nascita del suo primo figlio. Su e giù per Romano i nostri camminatori verranno coinvolti in una suggestiva atmosfera. Qui ci troviamo in Contramarchi. Ciao Moreno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che tipo di presepe abbiamo fatto qui quest'anno? Abbiamo ricreato quello che può essere un albero di Natale oppure le vie e le strade che portano in grappa per andare al Gesù Bambino. Quindi è fatto con cose? Avviciniamoci Moreno. Qui abbiamo delle cortecce di albero, vero? Un po' di muschio naturale, un po' di muschio naturale, un po' di corteccia, un po' di saldame che troviamo qui nelle cave nostre, che forma un po' di deserto. Sì. E il po' di creare la montagna verso quello che, che c'è dietro di noi. Diciamo un presepe fatto proprio a montagna, con questa forma qua che richiama molto anche la forma del Monte Grappa. I presepi, che meraviglioso contesto in questi angoli rustici di Romano Tezzelino, si può dire così? Sì, angoli rustici, questo è il presepe di Contrà Faronati, realizzato da Marino e Gioconda, e dove espongono le loro opere fatte negli anni, in parecchi anni di passione e dedizione al presepe. E ora tratteniamo il respiro e andiamo a vedere cosa c'è qui. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low. Ed eccomi in Contrà Faronati con Gioconda e Marino, i costruttori di questa opera d'arte. Ha detto bene. Quanto tempo ci vuole per fare un'opera d'arte? 15 anni di lavoro.
Signora Gioconda, sì. E come si fa a pensare un presepe così importante? Bisogna... Per realizzarlo bisogna anche pensarlo e sentirlo nel sì. cuore. Prima si deve pensare quello che si vuole fare, poi c'è tanta manualità, tanta passione, tanta condivisione. Bambini, cosa vi è piaciuto di più di questa camminata, questa mattina? A me è piaciuto molto entrare qua, è proprio bellissimo. Ci sono anche vari passaggi della nascita di Gesù. Mi è proprio piaciuto. E a voi cosa è piaciuto di più di questa mattina? A me tutti i presepi sono piaciuti anche moltissimo. Anche a me. Tutti. Anche a me. E quello che ti è piaciuto di più, ce n'è uno più bello degli altri secondo te? Questo. Quello dentro. Questo qua. Siamo tutti concordi che questo qui dentro è più bello? No, a me è piaciuto più il non questo qua dentro, ma quello là. Ah, comunque sempre in questa contrada. Secondo voi questa è la contrada vincitrice? Bella. Questa qua è stata bella. E per finire, ma non per ultimi, abbiamo i prosepi di Contrà Signori e Contrà Palù. Ecco, questo è il presepe di Contrà Signori, realizzato da Monica, che disegna le sagome, e il marito, che le intaglia e le installano lungo la provinciale che sale al Monte Grappa. Sempre sagome anche per il presepe di Contrà Palù. Il presepe di Contrà Palù, realizzato dalla contrada e dal capo contrada Stefano Frison. Siamo in camminata da ben 3 ore, comincia a farsi freddo. Abbiamo trovato prima delle turiste che ci parlavano di questa panna e storti. Mi è venuta questa idea, cosa dite? La portiamo anche nelle case dei nostri telespettatori? Certo, adesso andremo tutti a mangiarci una buona panna e storti. Lasciamo i nostri telespettatori con la colina di panna e storti, un'antica ricetta e un'antica tradizione qui di Romano De Zelino, che noi rivivremo in 2 prossimi appuntamenti, vero Natasha? Infatti vi aspettiamo domenica 30 aprile per gli angoli rustici e il 7 maggio per il palio. Cosa troveremo in queste manifestazioni? Beh, la domenica degli angoli rustici, i contradaioli vi faranno rivivere quelle che sono le tradizioni passate che da più di 50 anni portano avanti, e la domenica 7 maggio invece ci sarà la corsa dei mussi e non solo. A presto allora Natasha. E grazie anche a voi gentili telespettatori che ci seguite sempre così numerosi. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici. Vi ricordo, se volete rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.reteveneta.it nella sezione Produzioni. Grazie e buona serata naturalmente. Vi aspettiamo alla prossima puntata.